certo imparerai ad evitare guai. Basta un po' di fantasia e come per magia assieme a tutti noi tu verrai via. Ogni giorno novità, scopritelo anche voi. Qua giù è sempre così, noi vi aspettiamo qui. Il fantastico mondo di Richard Scarry. La gita degli scout. Il sergente Multa ci porta in gita con gli scout. Proprio così, nonna, domani è il grande giorno. Visiteremo la diga di Sgobbonia e riceveremo delle medaglie di merito. Non sto più nella pelle, nonna, ti racconterò tutto al mio ritorno, ok? Ciao! Sarà un racconto eccezionale. Barbetta, mi raccomando, torna subito a casa domani dopo scuola. Mi serve il tuo aiuto, coglieremo i pomodori. Ma, papà, ho la gita con gli scout domani. Quando i pomodori sono maturi, vanno colti subito, non si può aspettare. Lo so, purtroppo. Buongiorno, scout. Buongiorno a lei, sergente Multa. Siamo pronti per la partenza. Adesso siamo pronti. Dov'è la tua uniforme degli scout? Non posso venire con voi, devo aiutare papà alla fattoria. Quanto mi dispiace, ci mancherai. Non preoccuparti, figliolo, organizzeremo altre gite, vedrai. Cosa c'è alla diga di Sgobbonia, sergente? La centrale idroelettrica, Kenny, dove vengono prodotte l'elettricità e la luce. Problemi alla macchina. Adesso sì che ci servirebbe la centrale idroelettrica. Quale sarà il guasto? Qui c'è una perdita, sergente. Sarà meglio cercare aiuto. Venite con me, ragazzi. Mi sa che oggi non andremo alla centrale sidroeclettica. Com'è che si chiama? Mi spiace per la tua gita, figliolo. Non fa niente, papà. Ehi, laggiù! Il sergente Multa! E voi che cosa ci fate? I pomodori! Ma ci si rivede, Barbetta! Mi si è rotta la macchina e mi serve aiuto. Beh, prendiamo il mio trattore e andiamo a dare un'occhiata. Tu continua a cogliere i pomodori. Sarò di ritorno appena possibile. Non sono mai stata in una fattoria. Perché non ce la fai visitare, Barbetta? Mi dispiace davvero, ma adesso ho tanto da fare. Ti possiamo aiutare a cogliere i pomodori? Così finiresti di lavorare prima e potresti mostrarci la fattoria. Sul serio? Io ne colgo più di tutti. Oh, che bella idea! Allora facciamo una gara. Fantastico! Dividiamoci in tre squadre. Io e Barbetta ce la vedremo con la squadra di Sandrino e Zigo Zago e di Cagnellini. Chi finisce per ultimo è un pomodoro buffito. Com'è divertente! Cosa coltivate in questa fattoria? In quei campi laggiù il grano turco. E poi le mele nel frutteto di fronte. Mele? Yum! Avvertimi quando le cogli. I pomodori sono finiti. Barbetta e Hilda ne hanno preso una montagna. Hanno vinto loro. Wow, siete stati grandiosi, amici. Grazie per l'aiuto. Sempre pronti a darci una mano, Fresh Scout. Ora che ho fatto il mio dovere, posso farvi visitare la fattoria. Venite! Divertente! Tocca a me! E questa cosa serve? È l'aratro! Smuove la terra concimata prima della semina! Andiamo, ragazzi! Yuhu!
Questa casetta è il pollaio, io adoro le galline. Barbetta, le galline non sono una specie di uccelli? Sì, certo. E gli uccelli mangiano i lombrichi, non lo sapevi? Quindi io preferisco aspettarvi qui, grazie. Dove sono le uova? Ops. I galli non fanno le uova, questa qui invece è una chiaccia. Guardate, l'uovo si sta schiudendo. State a vedere, sta per nascere un pulcino. Cosa? Oh. Oh. Che spettacolo meraviglioso! Wow, che bello! Ehi, mi sembra il rumore del trattore di papà. L'autodetergente funziona ora. Barbetta, perché stai bighellonando qua fuori? Perché non stai cogliendo i pomodori? Perché sono già pronti da portare al mercato. Come hai fatto in così poco tempo? Grazie a tutti loro. Ottimo lavoro, Boy Scout. Allora bisogna festeggiare. Succo di mela fresco per tutti i lavoratori. Succo di mela, che bontà! Mi spiace di non avervi portato alla diga, ragazzi. Ma voglio che sappiate una cosa. Vi siete guadagnati le medaglie di merito. Grazie, sergente Multa. È stata una gita davvero fantastica. Sul serio? Parola di Scout. Anch'io lo so. Come troviamo il Luna Park di Sgobbonia? Consultiamo la cartina. La carta geografica un aiuto ti dà. La puoi consultare senza difficoltà. Ci trovi gli oceani colorati di blu, laghi, montagne e molto di più. Ci puoi trovare la piantina di ogni città. Tieni il mondo in mano, tuo sarà. Consulta la cartina. Affidati a lei, ma più ti perderai. Affidati a lei, saprai sempre dove sei. Affidati a lei e ciò che occorre per te. Affidati a lei e poi parti con me. Possono tornare utili anche per altre cose. Furto a Parigi! Benvenuti a Parigi, in Francia, città di luci e musica. Ops, ho sbagliato nota. Parigi è soprattutto la capitale dell'arte, ma anche di squisiti dolci e pasticcini. Laggiù ci sono Sam e Dudley, due noti investigatori privati venuti qui in vacanza. Vado pazzo per questi souvenir. Ecco, ora che qui abbiamo finito, andiamo a visitare quel grande museo d'arte, il Louvre. D'accordo, Sam, ma prima mettiamo qualcosina sotto i denti. Guarda, la famosa panetteria di Madame Dog vende i dolci più gustosi di tutta Parigi. Ecco Madame Dog, è proprio lei. Aiuto, all'altro, prendete. Andiamo, sbrigati. Madame Dog, siamo Sam e Dudley, detective privati. Diceva di essere stata derubata. Oh, sì, purtroppo sì. Un ladro ha rubato tutte le crostate alla ciliegia. Qui i ladri erano due, mia cara signora. E sono scappati attraverso quella finestra. Coraggio, Sam! Dammi una bella spinta. Sam, sono rimasto incastrato! Molto bene, uno dei ladri si è strappato i pantaloni. Dudley! Dudley! Guarda! Ora non posso, Sam! Ecco, ho trovato un indizio. Ma Dudley, ho visto i ladri! Stanno correndo verso il fiume! Eccoli, Dudley! Sono su quella pianta! Per favore, monsieur, s'il vous plaît, segua quella chiatta.
Questo barcone non può andare più veloce. Stiamo dando la caccia a due terribili malfattori. Hanno rubato tutte le crostate alla ciliegia di Madame Dog. Brutti ladruncoli, le crostate alla ciliegia di Madame Dog. La chiatta non va molto forte. Riuscirò a raggiungerla. Dudley, guarda! Dudley, hai visto i ladri? Stanno entrando nel museo d'arte. Vanno al Louvre! Gioconda di Leonardo. Dicono che il suo sguardo ti segua ovunque vai. Una ciliegia. I ladri non possono essere lontani. Cosa? Cosa state facendo? Stiamo cercando dei ladri di crostate alla ciliegia. Dei ladri? Nel museo del Louvre? Al ladro! Al ladro! Noi abbiamo visto i ladri! Sono andati da quella parte! Ehi, Dudley, guarda! Ma non si arrendono mai. Non ci vedo, Dudley. Neanch'io. Si sono rifugiati lì dentro. Come facciamo ad entrarci? Vediamo un po' che cosa c'è di utile nel mio ombrello oggi. L'ultima volta. Sam, va tutto bene là sotto? La tua coda mi fa il solletico all'orecchio. Shh, stanno arrivando. Che cosa vuole, signora? Buongiorno, gentilissimo signore. C'è una meravigliosa sorpresa che l'attende qui fuori. Sul serio? Che cosa ha da ridere tanto? La sorpresa, molto divertente. Eccoci qua. Allora dov'è? Sorpresa! La signora si è rotta! Non vedo più niente! Ma che succede? Ottimo lavoro, Dudley! Ma la prossima volta la testa la faccio io! Taxi! Grazie! Madame Dog, le abbiamo portato una bella sorpresa! Oh, sì? Oh, sono loro che hanno rubato le mie crostate? Ora andiamo a consegnargli alla polizia. Oh, no, aspettate. Mi è venuta in mente un'idea migliore. Seguitemi. Per darvi una lezione che vi insegna a non rubare più, vi farò lavare le mie pentole sporche. Va bene, ai suoi ordini, madame. E come ricompensa ai miei eccezionali detective? Due dolci alle ciliegie. Oh, Madame Dog, lei è veramente gentile. Gentilissima. Io lavo e tu asciughi. Oh? No, ti sbagli. Io lavo e tu asciughi. Ah, niente da fare. Io lavo e tu asciughi. Ed ecco come i due investigatori Sam e Dudley riuscirono a risolvere il caso. Chissà se Madame Dog fa anche le crostate di mele. Stai attento. Oh no, guarda, i pompieri! Se c'è un incendio è meglio che il signor Ciccio Pasticcio scappi via in fretta! Se c'è un incendio scappa via, va via! In fretta vai, va via! Se un incendio scoppierà, tu scappa a gran velocità. Se il fuoco blocca la tua via, dalla parte opposta allora tu va via! Se troppo fumo in giro c'è, sul pavimento striscerai. Ma striscia rapido perché un incendio non aspetta te. Va via! Presto, veloce vai, va via! Appena le fiamme o il fumo vedrai, gira e tacca e va via! Va fuori di casa! Quando fuoco c'è, da retta a me, non esitare mai. Prendi la porta e vai. Se c'è un incendio, scappa via, va via. In fretta vai, va via.
solo il cappello del signor Ciccio Pasticcio. Grandi pulizie! Signor Giustino, sono venuto a ritirare l'auto. Adoro venire dal signor Giustino, aggiusta tutto. Guarda quanta roba vecchia! Signor Giustino, sono io, papà bottega. Vediamo chi arriva prima di noi tre. Giustino, ha riparato la mia automobile? Sono qui, venga pure! Non vale, papà! Dovevi correre, non rotolare! La sua macchina è pronta e scommetto che non riuscirà a riconoscerla. La mia macchina? Signor Giustino, cosa ha combinato alla mia auto? La sua auto è là dietro. Ehi, dov'è l'ammaccatura? L'ho riparata, Sandrina. Lei è un portento, parola d'onore. Signor Giustino, perché non butta via questa montagna di roba vecchia? Perché prima o poi qualcosa potrebbe tornarmi utile. Ha visto? La mia auto è tornata come nuova. Dovrà tornare dal signor Giustino. Temo proprio di sì. Prima però, noi daremo una bella ripulita a questo garage. Noi? Ma come? Anche Zico Giago e io? Sì, lavoro di squadra. Ci divertiremo un mondo. Divertirci facendo le pulizie. Dare una mano è sempre divertente. Randy! Aleo! Vedrete che sarà uno spasso, ragazzi. Complimenti, vedo che sa andare sullo skateboard. Wow, avevi ragione, papà. Fare le pulizie è uno spasso. È anche pericoloso. Il mio casco spaziale, non lo trovavo più da secoli. Oh, guarda! La mia vecchia scarpa e il mio cappello. Quanto mi siete mancati! Sandrino? Zico Zago? Dove sei, papà? Ti sei nascosto? Qui dentro! Ehi, ciao, papà! Stavi giocando a nascondino da solo! Ma che giocando e giocando? Ero incastrato! E ora si torna al lavoro! Fai una bella presa, Sandrino! No! Ehi! Ma quella è la mia vecchia spada da pirata! Pensavo di averla persa anni fa! In guardia! State attenti, ragazzi! Un'altra fila di roba! Ragazzi! Sandrino? Zico Zago? Prendi! Siete qui fuori? La prendo al volo! Ragazzi, dove siete? Ragazzi? No! Ciao, papà! Hai bisogno d'aiuto? No, grazie. Mi avete già aiutato abbastanza per oggi. Perché non giochi un po' con Zico Zago? Volentieri, papà! Non immaginavo che questo garage fosse così grande. Oh, cosa vedo? Un naufrago sull'isola del tesoro. Ho dato una ripulitina al garage. Guardi quanta robaccia riesce a mettere insieme una famiglia. Non mi dica che questa la butta. Posso prenderla? Prenda tutto quel che vuole, signor Giustino. A proposito, più tardi dovrò passare di nuovo dalla sua officina. Ho avuto un altro piccolo incidente. Me l'aggiusta? Posso aggiustare quello che vuole. L'aspettano mio al più presto. Sono proprio molto soddisfatto del mio lavoro. Thank you.
Cos'è questa roba? Mio marito deve essere in vena di sgombrare tutto. Ma io non voglio buttare via questo bel vaso. Oh, e questa cassettiera antica può tornarci utile. Se devo proprio dirla tutta, queste vecchie cose vorrei tenermele ancora. Può sistemarla? Ecco fatto. Grazie, signora Giusta Tutto. È proprio vero, è un genio. Va bene, guarda un po' che bravi. Hanno già portato via tutta quella robaccia. No, non ci credo. Ma cosa? Come? Perché? Ciao tesoro, so che volevi mettere in ordine il garage, ma queste cose potrebbero anche servirci un giorno. E tu, caro, potresti parcheggiare in strada. Non sei d'accordo?